Ciao amiche di filo, benvenute nella mia stanza del cucito. Oggi vi propongo un progetto semplicissimo dedicato proprio alle principianti del cucito. Ho pensato a questo portatovaglioli. Guardate quanto è grazioso, si fa in maniera molto molto rapida. Eccolo, si presenta in questo modo. Io vi faccio vedere tutti i passaggi per realizzare questo, ma al di sotto del video, in funzione dei tovaglioli, le misure da utilizzare per i tessuti e li potete quindi abbinare alle vostre esigenze. Io questo portatovaglioli l'ho abbinato a questo cestino che utilizzerò invece per mettere il pane. Quindi sulla stessa tavola metterò questi due oggetti. Ve li mostro, guardate quanto sono graziosi. L'occorrente saranno un tessuto, un altro tessuto abbinato ed un pezzo di imbottitura di questo piatto. Tutte e tre delle stesse dimensioni. Le dimensioni le trovate nell'info box in funzione delle dimensioni del tovagliolo che utilizzate, diciamo, abitualmente. Utilizzerò questo nastro di cotone, che sarà per decorare e abbinato ai tessuti. Vado a sovrapporre il tessuto dritto su dritto e sull'imbottitura. Li vado a sistemare per bene e vado a spillare. Effettuerò una cucitura tutto attorno, lasciando qui in basso un'apertura di 10 cm e metto due segnetti. Ecco qui, amiche, la cucitura che ho fatto. Vi faccio notare che continuo con la cucitura fino a qui in fondo e poi riparto da qui con l'altra. In questo modo evito di avere problemi quando vado a fare la cucitura ad angolo. Ho lasciato qui l'apertura per poter risvoltare. Ora vado ad eliminare l'eccesso di imbottitura. In questa maniera qui lo tolgo tutto attorno. Elimino anche l'angolo in questa maniera, cioè vado a togliere l'eccesso di tessuto proprio vicino alla cucitura. Ecco qui, su tutti e quattro gli angoli. Ora posso risvoltare attraverso l'apertura. Ecco qui. Ora tiriamo bene fuori gli angoli con un ferro da calza come questo, ad esempio. Ecco, facciamo delicatamente questa operazione. Ovviamente per tutti e quattro gli angoli. Utilizzatelo con delicatezza per evitare di rompere l'angoletto e dover ricucire. Bene, una volta che ho fatto questa operazione, passo il ferro da stiro per appiattire tutto per bene. Ora fisso con qualche spillo tutto insieme. Ed andrò alla macchina da cucire ad effettuare una cucitura tutto attorno con un punto dritto o decorativo. Ho realizzato semplicemente questa cucitura tutto attorno. Io ho utilizzato questo punto decorativo. Quindi per me questo sarà il tessuto da mettere all'interno e questo lo voglio all'esterno. Quindi vado a posizionare in questa maniera, chiudo il quadrato su se stesso in questo modo, faccio combaciare. Metto uno spillo. Ora misuro da quest'angoletto 5 centimetri. Lo vado a segnare con la penna cancellabile. Vi lascio il link al di sotto, tutte le istruzioni al di sotto. Segno questo punto qui. Faccio la stessa cosa su quest'altro lato. Ora prendo questo filo, ovviamente in tinta con il tessuto che ho scelto. Ed un ago, una cucitura a mano da qui dal punto che ho segnato, prendendo in questo modo il tessuto esterno, prendendolo anche su quest'altro lato. E vado a fare un punto nascosto. Questa maniera. Per renderlo più resistente ho messo il filo in doppio.
Ho effettuato la cucitura su questo lato e su questo, ora apro in questa maniera e vado a posizionare così. Quest'altro lato, sempre facendo un baciare qua, e misuro di nuovo 5 centimetri e lo vado a marcare. Vado a effettuare questa cucitura e questa, come ho fatto sull'altro lato. Ecco qui, ho cucito anche questo e questo lato. Questi segnetti che semplicemente tolgo con il ferro da stiro, si tolgono perché questa è una penna cancellabile. Ecco qui il nostro risultato. Ora non ci resta che aprire in questa maniera. Ecco qui. Guardate quanto è grazioso questo portatovaglioli. Ovviamente andrò a fissare con un punto qua, vado tutto per bene, vado a fissare. Attacco sempre con il filo il fiocchetto. Proprio passando al di sotto, sposto un pochino il fiocchetto così e vado a dare proprio 3 punti di cucitura. Ecco qui il portatovaglioli è pronto. È molto semplice e bello. Questo lo metterò sulla mia tavola della Pasqua. Bene amiche, il mio portatovaglioli è terminato. Eccolo qui in tutta la sua semplicità e tutta la sua bellezza. Scegliete due tessuti che contrastano un pochino fra di loro e si ottiene proprio questo effetto qui. Io, come vi ripeto, lo abbino a questo cestino e al di sotto del video vi lascio il link sia per realizzare il portatovaglioli in due misure diverse in funzione della misura del tovagliolo che volete mettere all'interno, ed inoltre vi lascio il link per realizzare il cestino per il pane per fare un bel coordinato per la Pasqua. Bene amiche, io vi saluto, vi abbraccio, vi invito a vedere il prossimo tutorial. Ciao amiche, a presto!